come abbiamo detto, oggi celebriamo l'inizio vero e proprio della Chiesa Evangelica San Lorenzo. Dopo alcuni mesi nei quali ci siamo incontrati, abbiamo pregato, sognato insieme, abbiamo avuto 3 incontri in anteprima, ottobre, novembre e dicembre, oggi festeggiamo la partenza della Chiesa, la nascita di questa comunità. È un momento veramente speciale per me. Da anni che io sogno con questo momento, che cercavo di immaginare come sarebbe stato, che mi domandavo se saremmo arrivati a questo punto. Alcuni anni fa Dio mi ha dato questo sogno, di far nascere a Roma una chiesa che sia contemporanea, una chiesa per una nuova generazione, una chiesa anche per persone che non hanno avuto tanto contatto con la fede ma vogliono scoprire e sapere di più, una chiesa che sia aperta e sensibile a queste persone nuove, una chiesa che recuperi il genio originale del messaggio di Gesù, che abbia una fede viva in Cristo e che articoli questa fede nella realtà urbana postmoderna di oggi, una fede viva e rilevante nel secolo XXI. La Chiesa che aiuti le persone a trovare una fede intelligente, matura, con gli occhi aperti, dove domande sono accolte, dove c'è spazio per discutere e ragionare insieme, e dove le persone si sentono bene non importa quale sia il loro percorso, anche se non credono affatto, ma vogliono scoprire e sapere di più. Una Chiesa che sia anche personale, che accolga le persone, dove le persone possono sentirsi a proprio agio, dove rapporti di amicizia, addirittura di amore reciproco possono fiorire. Vi impariamo a vivere insieme e aiutarci a vicenda, a servire gli uni gli altri. Una chiesa che sia anche aperta, non chiusa in sé, ma che trabocchi di vita e di generosità, che possa servire la città e cercare di fare Roma un posto migliore. Una chiesa che anche sia coinvolta nella vita degli amici che non credono nostra e che vuole condividere la gioia che abbiamo in Gesù. Una chiesa, insomma, dove la fede genuina in Cristo fiorisce, dove le persone imparano a volersi bene, a servire gli altri, e che può articolare questa fede nella Roma del secolo XXI, con tutta la sua complessità, cinismo, tutto quanto. Io già vedo questo sogno diventare realtà. Stiamo cominciando, come se è cominciato anni fa, come raccontato. Ma possiamo già vedere alcuni segnali della presenza di Dio nelle nostre vite. Io penso che siamo una chiesa benissima, se posso dire questo, e per me sarà un onore servire come pastore di questa chiesa. Noi trascorreremo anni bellissimi insieme, anni indimenticabili. Vedremo nuove persone avvicinarsi a Gesù, immagino sentito la prima preghiera di uno, loderemo il nostro grande Dio insieme, ci aiuteremo a vicenda, vivremo anche i momenti difficili insieme, godremo della presenza dolce di Dio tra di noi. Vedremo i nostri figli crescere insieme, questi bambini che ora sono piccolini. Alcuni di noi si innamoreranno, lo so. Festeggeremo insieme compleanni, lauree, matrimoni, nascite e anche col tempo, quando il tempo arriverà, anche il funerale. Con il tempo anche arriveranno persone nuove che ci domanderanno: ma dai, io sono arrivato solo ora, ho perso tanto. Noi potremmo portare quelle magliette, sai, di concerti o parchi di divertimenti, io c'ero. E quando arriverà il giorno in cui saremo tanti, i nostri capelli saranno grigi, i nostri panci saranno grandicelli. Quando invece di festeggiare lauree, matrimoni, nascite, avremo più funerali. E vorremmo ricuperare lo spirito dei primi giorni. Ma ci si domanderà come erano i primi giorni. Noi potremmo dire, era come oggi, erano giorni favolosi. Oggi è un giorno per festeggiare, per lodare il nostro grande Dio, per ringraziare Dio per averci portato fin qua. È un giorno anche per arrivare alla tomba e trovare la vuota, e trovare invece un Gesù vivo, che è morto, non è morto ma che vive, che è un Gesù per me e per te, che può incontrarci e redimerci. E fare tutto questo insieme, arrivare alla tomba insieme. E vivere questa sorpresa della fede. Amen. Amen. Amen.